siamo con Francesca Zicchetu dell'ASGOP, associazione dei genitori di oncoematologia pediatrica. Perché siete qui oggi? Siamo qui perché chiediamo l'abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale. La legge regionale è una riforma sul sistema sanitario sardo, che riguarda quindi tutta la Sardegna, approvata in tempi di pandemia. Già non ci sembrava il momento adatto per fare una riforma sanitaria, e soprattutto una riforma sanitaria che non mette al centro la salute del paziente. Nell'articolo 18 si dice semplicemente: il microcitemico verrà scorporato dal Bruzzo e accorpato a una nuova istituenda, ASL 8, di cui ad oggi non sappiamo niente. Cioè praticamente è un salto nel buio per noi. Nel 2015 noi siamo stati accorpati al Bruzzo e quindi abbiamo iniziato a lavorare per creare dei percorsi di cura per i nostri bambini. Io parlo per oncoematologia pediatrica. Abbiamo garantito la presenza di un anestesista pediatrico all'interno del nostro reparto e quindi non più i bambini di oncoematologia che immunodepressi devono andare in giro per la città a fare una sedazione. Tutti questi percorsi che abbiamo costruito in anni, faccio solo un esempio, rischiano di essere distrutti. Cioè da domani che cosa succede? E poi perché dividere un polo pediatrico, perché stavamo iniziando a costruire un lavoro con il Brozzo, con tutti gli specialisti di pediatria, un polo pediatrico che risponde alle esigenze di tutta la Sardegna, non solo di Cagliari. E quindi abbiamo paura sinceramente perché nessuno ci ha dato garanzie per il futuro.